A Natale Santo Stefano sarò qui per fare camminate della legalità per sfidare i mafiosi. Ad annunciarlo è Domenico Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale e candidato civico per la carica di sindaco del comune di Pescara, che questa mattina è tornato a denunciare il degrado e la sporcizia che affliggono via Lago di Capestrano nel quartiere Rancitelli. E qui la situazione è tragica. Siamo nel famigerato civico 15, che è il fortino della droga. I cittadini onesti mi chiamano, sono tornato e abbiamo visto cose eclatanti. Abbiamo trovato siringhe sulle scale, sangue sulle scale, nella cosiddetta stanza del buco abbiamo trovato anche pasticche, dappertutto potrebbe essere anche droga, quindi adesso le forze dell'ordine verificheranno, ma non solo. Io ieri ho fatto un sopralluogo, perché quando vengo in questi luoghi pericolosissimi, il giorno prima faccio sempre un sopralluogo, e sono stato fermato da un tizio e minacciato, mi è stato dato un avvertimento, mi è stato detto non venire domani, perché altrimenti sappiamo noi cosa fare. E io ho detto non solo verrò domani, quindi oggi, ma sarò anche a Natale e a Santo Stefano qui a fare una camminata della legalità da solo per combattere la mafia, perché questa è mafia. Le ultime inchieste ci parlano di associazioni di stampo mafioso e dobbiamo parlare di mafia. Qui il problema è serissimo. Noi chiediamo con forza di intervenire immediatamente, soprattutto in questi giorni, perché mentre noi stiamo celebrando il santo e il sereno Natale, qui i cittadini onesti non possono vivere, perché si incrementano le attività di spaccio. In questi giorni si spaccia molto di più, c'è un traffico e un quantitativo di droga ancora maggiore, perché deve servire per i giorni di festa. E allora subito chiediamo una postazione di polizia fissa H24, chiediamo di istituire l'operazione strade sicure con l'esercito, anche coadiuvando due militari e un poliziotto. Si può fare, si è fatto in passato, e subito lo sfratto degli occupanti abusivi, perché qui abbiamo visto ci sono occupanti abusivi che non possono avere un alloggio popolare, che tante volte hanno l'alloggio popolare per delinquere. Queste persone devono essere cacciate dalle case popolari, le case popolari devono essere date ai cittadini onesti che pagano le tasse e che rispettano la legge.